Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio parlarvi di quello che è diventata la mia alimentazione, o meglio, com'è cambiato il mio approccio alla mia dieta e alla mia alimentazione. In questo viaggio sono successi alcuni episodi, alcuni eventi che mi hanno formata, che mi hanno cambiata, dai quali ho tratto molti insegnamenti e molta ispirazione. Allora, come sapete, la mia idea di alimentazione si basa su alcuni principi, tra i quali c'è principalmente il mangiare sano e naturale, mangiare equilibrato in tutti i pasti e mangiare con una coscienza o consapevolezza di ciò che sto assumendo, dei macronutrienti che sto assumendo su base giornaliera. Voi sapete che io non utilizzo alcuna app conta calorie, conta macronutrienti, no, grazie al cielo, l'ho abbandonate, però comunque mangio con una certa idea di quello che sto mangiando, di quanto ho bisogno e di quelle quantità che ho raggiunto che so che devo rispettare. Sapete che non peso niente se non la pasta, il riso e le patate. Sto molto attenta ad avere sempre con me una merenda e me la porto sempre dietro, me la preparo. E infine sapete che mangio circa ogni 2-3 ore. Alcune cose sono cambiate, altre cose sono rimaste uguali. Ciò che è rimasto uguale è il mangiare sano ed equilibrato. Anzi, in realtà, in questa vacanza è stato proprio esasperato. Penso di non aver mai toccato alimenti in scatola, se non forse i ceci e i fagioli. E non penso di aver mai mangiato degli insaccati, quindi tutto fresco, naturale, preso al mercato del pesce, preso al banco della carne, preso al banco della frutta e della verdura. Quindi il mio stile di alimentazione, il mio genere di alimentazione, quello che mi piacerebbe seguire anche qui, solo che lì era più sostenibile, mentre qui è un pochino più difficile, soprattutto quando sono studentessa universitaria fuori sede a Piacenza con un budget. Un'altra cosa che non è cambiata è la programmazione di quello che si doveva mangiare, perché comunque facevamo delle spese al supermercato e erano un po' funzionali, o comunque ciò che si mangiava era funzionale allo svuotamento del frigo, perché non volevamo comprare in eccesso, così che da lasciare lì nel frigo e insomma sprecare i nostri soldi e darli alla persona che sarebbe venuta dopo. Inoltre non è cambiato il fatto di avere una coscienza di ciò che sto mangiando, dei macronutrienti, di valutare se magari un pasto mangiato di più carboidrati o proteine, un pasto meno, e bilanciare durante la mia giornata. Questi sono anche i principi fondamentali su cui si basa la mia alimentazione, su cui vi ho fatto una testa grande così fino adesso. Quindi queste cose non sono cambiate. Cosa è cambiato allora? 1. Non avevo una bilancia e non avevo tempo da dedicare a cucinare. Visitavamo la città, volevamo tornare, trovare qualcosa di bene o male pronto, comunque mangiare in fretta per poi riposarsi un po' e uscire. Quindi io e Jimmy siamo arrivati a una soluzione, cioè quella di preparare delle mega ciotole di riso, visto che è senza glutine e potevamo mangiarle entrambi, insomma, ciotola dalla quale avremmo attinto per il nostro pasto. Quindi, attingendo una ciotola comune, io non sapevo quanto riso stessi prendendo. Uno, perché era già cotto, e due, perché appunto non avevo una bilancia. Io non sapevo se ne stessi prendendo di più o di meno rispetto alla mia quantità, o comunque la quantità che mi sarei fatta a casa con una bilancia. Quindi, a differenza di quello che faccio solitamente a casa, mi prendevo il riso ascoltando il mio stomaco, ascoltando la mia fame. Un altro cambiamento avvenuto è stato quello di smettere di portarmi la merenda, soprattutto nelle città, perché volevo che capitasse di poter mangiare qualcosa di lì, qualcosa che trovavo a giro. Volevo aspettare di avere fame per poter fermarmi e comprare qualcosa, un frutto, uno snack, qualunque cosa che trovassi lì preda mangia, insomma. E infatti mi sono goduta della frutta colta dall'albero a Lagos e un gelato senza glutine a Siviglia. Questo perché volevo capire se il mio fare merenda era
perché volevo sfamarmi, perché avevo fame o perché dovevo fare merenda. E da lì ho cominciato a capire che spesso non mangiavo, non facevo merenda perché avevo fame, ma perché dovevo fare merenda. E spesso anche il fatto di portarmela dietro o di avere una merenda pronta, preparata, mi induceva a mangiarla anche se non ne sentivo bisogno, non ne avevo voglia, non ero ancora sazia, non avevo fame. Ci stiamo arrivando, eh. E infine questo si collega alla terza cosa che è cambiata. Gli orari erano totalmente sfasati. Ci siamo trovati giorni a mangiare alle 3, alle 4. C'è stato persino il cambio d'ora, qui non abbiamo nemmeno capito che ore fossero. E per me questo è stato qualcosa di liberatorio. E mi ha fatto riflettere molto e ho realizzato davvero tante cose. La cosa principale che ho realizzato è che stavo mangiando troppo e non ascoltavo il mio senso della fame. Lasciavo che fosse il mio cervello a dirmi mangia, hai fame, invece che il mio stomaco. Questo probabilmente perché nel mio periodo di rialimentazione, cioè quando ho incominciato a uscire dalla mia malattia e ho ricominciato a mangiare, io mi dovevo sforzare a mangiare, cioè io dovevo imporre al mio corpo e ripetermi 10.000 volte Silvia mangia, vai, vai, vai. Quindi io ho continuato in questi anni a comportarmi come nel mio periodo di rialimentazione, cioè impormi di mangiare determinate quantità a determinati orari, perché dovevo mangiare, perché non potevo non mangiare, perché sennò sarei rimasta indietro. Ma ora la situazione è diversa. Io sono completamente ristabilita di peso. Io non ho bisogno di mangiare determinate quantità a determinate ore, perché sennò ritorno indietro, perché sennò ne va della mia vita. Cioè io nel mio periodo di rialimentazione dovevo mangiare perché sennò morivo. Adesso no. Posso permettermi di saltare un pasto. Non che io voglia. Però quella paura, quella foga di dover mangiare perché sennò si torna indietro, adesso non c'è più. Quindi posso anche permettermi di mangiare un pasto solo magari di pesce, una grigliata solo di carne, per godermi la carne senza dover per forza inserire la quantità di o la porzione di carboidrati, perché sennò perdi tot grammi, perdi tot centimetri, cioè no. Penso che questo mio relax, o comunque capire che forse stavo esagerando nel mangiare tanto, viene dal fatto che mi sento appagata. Mi sento appagata da quello che mangio, e prima io mangiavo determinati orari 5 volte al giorno, variavo dal dolce al salato, salato, dolce, salato, insomma, per assaporare cose diverse durante la giornata. Ma adesso non do più così tanta importanza al cibo e al senso di appagamento che mi dava prima, perché per me ritornare a mangiare è stata una gioia, e lo è ancora mangiare, però do molta più importanza al resto. Se sono in giro con Jimmy, se siamo a fare cose, siamo a visitare una città, alle 5 di pomeriggio non penso to devo fare merenda. Non lo vedo nemmeno che sono le 5. Una volta, mi ricordo, eravamo a giro per Siviglia, guardo l'orologio, erano le 7:30, guardo Jimmy e faccio, oh, ma sono le 7:30. E il pomeriggio è volato e il pensiero di devo fare merenda non c'è stato. E non prendetemi nel verso sbagliato, cioè non voglio dire saltate i pasti, non sto dicendo questo, sto dicendo che forse si raggiunge l'equilibrio non quando si mangia determinati orari, determinate cose, determinate quantità, ma quando non si pensa a ciò che si sta mangiando e a quanto si sta mangiando. Ho imparato a dire basta, ho imparato a dire non lo voglio più e ho imparato ad avanzare cose nel piatto. Non fraintendetemi, sin da quando sono piccola ho sentito la frase finisci tutto quello che è nel piatto, o comunque anche adesso quando mi facevo i miei piattoni, voi che sapete i miei piattoni, spesso faticavo ad arrivare alla fine e mi sforzavo, finendo il pasto magari
molto piena, strapiena. Però, e qui sta il fatto, spesso mi chiedete perché non ti senti in colpa. Allora, uno, perché non mi sento in colpa di mangiare, perché non valuto più me stessa attraverso il cibo. Ma due, anche perché sapevo che quella era la mia quantità, le mie dosi, le mie porzioni, e anche se aveva fatto così tanto volume, io dovevo mangiare quelle quantità. Ma ho imparato a lasciare lì, basta, sono piena, lo mangerò un'altra volta, non devo per forza finire quel pasto, non devo riempirmi per dimostrare a me stessa che ho rispettato le mie quantità, basta, non ho più fame, mi sento piena, lo mangerò più tardi, non ne ho voglia, lo mangerò più tardi. Avanzare il cibo non significa buttarlo, voi sapete che io odio buttare il cibo, quindi metto in una scatolina e metto in frigo, qualcuno lo mangerà. Ho anche imparato a non per forza dover mangiare la metà di qualcosa o tutto, posso mangiarne tre quarti. So che questi discorsi possono sembrare fuori di testa, fuori dal mondo, però sono sicuro che qualcuno di voi mi capirà, che quando gli metti davanti una mozzarella, ad esempio, cioè non esiste il ne mangio un pezzo, ne mangio tre quarti, cioè, o la mangi tutta o non la mangi. E invece, vivendo con un'altra persona, ho capito che si può condividere, si può prendere un po' di qua e dare un po' di là. Io e Jimmy lì in vacanza abbiamo mangiato poche volte fuori casa, soprattutto a Lisbona e a Siviglia, mentre a Lagos andavamo al mercato e ci compravamo noi la roba. E infatti adesso vi lascio qui un po' di piatti di pesce che ho fatto per Jimmy in questa vacanza. Che per renderlo morbido devi immergerlo tre volte. E la peppa! C'è ancora gli occhietti. Vai, vai. Uno. Due. Ti hanno detto al mercato? No. Penso MasterChef. Bellina, bellina saccoccia. Ciao polpo, buona cottura, ci si vede nel piatto. Diciamo che in questa vacanza ho imparato a essere anche un po' più flessibile. Non spesso, durante l'anno soprattutto, mi capitano occasioni di poter mangiare cose senza glutine un po' particolari. La cosa più senza glutine fuori casa che posso mangiare è la pizza o la farinata, quindi per me è anche difficile sgarrare o mangiare sporco, perché o mangio quello, però se sono a casa non mi compro le schifezze per mangiarmele così, piuttosto, visto che sono a casa, me le faccio io. Quindi questa vacanza è anche stata un'occasione per poter mangiare cose diverse che magari non sono sanissime, ecco. Quindi ho trovato questo ristorante che faceva tutto senza glutine perché il proprietario era celiaco, e ho mangiato un hamburger gourmet, il mio primo hamburger gourmet, ricetta a scelta dello chef, gli ho detto fai tu, decidi tu, basta che sia buono. E mi ci ha messo salsine, l'hamburger di carne, non so cosa fosse, buonissimo, fantastico, è stata una gioia. E in più ho trovato una gelateria che faceva senza glutine, senza contaminazioni finalmente, problema che in Italia è persistente, e mi sono gustato un ottimo gelato. Ho avuto dei risultati, risultati a livello mentale, di libertà e flessibilità.
Però devo dire che questo è molto più facile o comunque più immediato nel momento in cui sei con un'altra persona. Io vivo da sola e non è difficile entrare, proprio per questo motivo, in routine, in schemi che non sono schemi mentali, ma sono modi di agire, modi di fare. È più facile gestirti la vita, la giornata, avendo magari il reparto cibo già organizzato, quindi con tutti i pasti già più o meno pronti, con quello che mangerai, con questo, con quello, perché è più facile arrivare lì e rendere tutto il mangiare o comunque l'atto di prepararsi un automatismo, cioè sapere già quello che mangerai oggi o domani. Non perché stai controllando il cibo, ma perché stai cercando di sopravvivere e superare la giornata indenne senza essere sommerso dalle cose da fare. Mentre è molto più facile quando hai un'altra persona con la quale comunque ti devi organizzare, devi pensare anche all'altra persona dentro la tua routine e tutto. E questa persona può influire sulle diverse cose. Tu magari puoi arrivare a casa distrutta alle 8, la persona ti guarda e fa andiamo a cena fuori, andiamo a cena fuori. Da sola ti metteresti lì a cucinare la tua roba, quindi sono cose diverse. Il risultato a livello fisico è che mi sono asciugata, ho perso un po' di cellulite, mi vedo molto meglio a livello fisico e fisicamente e di figura e forma. E probabilmente ho perso anche qualche chilo. Io sono dell'opinione che il nostro corpo, se lasciato lavorare, se non controllato dal cervello, magari anche inconsapevolmente o inconsciamente, questo sia in grado di autoregolarsi e autoaggiustarsi. Probabilmente io stavo mangiando troppo. Io lo ammetto adesso, ascoltando la mia fame, non imponendomi di mangiare determinate cose a determinate ore, sto mangiando molto meno. Ma non perché io voglio dimagrire, assolutamente, ma perché è il mio corpo che mi dice non ho fame, perché mi devi dare da mangiare? No, grazie, next time. E mi sto impegnando a far sì che sia il corpo a decidere quanto mangiare, come mangiare e cosa mangiare. Sul cosa mangiare avevo già lavorato e penso di aver fatto un buon lavoro su questo, perché prima, soprattutto quando usavo l'app, mangiavo quello che rientrava nei macronutrienti, quindi magari un uovo, anche se in realtà avevo voglia di pollo. Invece in quest'ultimo anno su questo aspetto ho molto lavorato, nel senso che adesso io arrivo all'ora del pasto, che apro il frigo, guardando le cose che ci sono dico ok, cosa mi fa voglia? Quindi per me questo è un aspetto su cui posso mettere un check. Un altro aspetto quindi che adesso mi sono posta come obiettivo è il quanto mangiare. Non più impormi determinate quantità, determinate dosi, ma far sì che sia il mio corpo che, ascoltandosi, decide quanta fame ha e prende la quantità che desidera. Quindi io penso che ci sia un equilibrio che il nostro corpo può raggiungere, che possiamo intendere come il nostro peso forma. Per me il peso forma non è un determinato body mass index, un indice di massa corporea, un determinato peso per altezza. Secondo me è il peso il quale il nostro corpo raggiunge mangiando ciò che desidera. Quindi ora vi chiederete, ma e come fai adesso? Allora, di sicuro non torno indietro. Ho raggiunto questo livello di libertà e sono i piccoli massi che continuo a togliermi dalle spalle. Da adesso in poi nel mio frigo non mancherà mai una vaschetta piena di riso, dal quale io arrivo e attingo, mi prendo la mia porzione, quella che mi va, quella che mi fa voglia, prendo, chiudo, assemblo il mio piatto e mangio. Lo stesso con la colazione. In alcuni video mi avete chiesto perché io facessi ogni mattina il mix invece di fare una grande jar, ciotola, vasetto, con tutto dentro già pronto. In realtà non sapevo il motivo per cui non lo facessi. Era una cosa molto intelligente da fare.
ma penso che inconsciamente io più o meno mi dosavo la quantità pur non pesando, cioè prendevo un cucchiaio da tè di ogni seme o granaglia, quindi inconsciamente, inconsapevolmente stavo misurando, mentre adesso, iniziando appunto in vacanza, perché non è che avevo 10.000 vasetti, 10.000 sacchetti, perché sennò oggi mi avrebbe ammazzato, ho messo tutto in una vaschetta e da lì la mattina tingevo. Prendevo un paio di cucchiaiate, quanto mi sembrava necessario da mettere sullo yogurt, quanto mi faceva voglia, perché c'è proprio una misura, una quantità per cui versi e dici ne vorrei ancora, e poi una dove ne metti un pochino di più, ok, basta, sono a posto. E basta, quella è la mia quantità. Il problema verrà quando cucinerò la pasta calda, quindi quello sinceramente non so ancora come risolverlo, ma in realtà penso che calerò il mio solito etto di pasta e lì cercherò, mentre mangio, di capire se sto mangiando perché ho fame o se sto mangiando perché devo finire quell'etto di pasta visto che l'ho buttato e non voglio sprecarlo. Quella sarà una cosa su cui dovrò lavorare molto intensamente. Ho cercato di essere il più sincera possibile in questo video, anche se sembro una che ce l'abbia tutto risolto, che abbia capito come uscire da questa malattia, che ce l'abbia fatta, comunque a volte ricade in determinati routine, determinati schemi. Io mi reputo uscita dall'anoressia perché non ho più pensieri suicidi, non sono più depressa, non sono più triste e non ho più pensieri autodistruttivi. Ma, come ho sempre detto, uscire da un disturbo alimentare è sempre un work in progress. Non sai di non aver compiuto determinati passi, pensi di stare bene, quando in realtà o sei caduto in nuove routine, o sei caduto in vecchie, o stai tentennando. È difficile e spesso sono cose che si fanno inconsciamente e inconsapevolmente. Io spero che i discorsi che ho appena fatto vi abbiano un po' aiutato a capire il mio punto di vista, vi abbiano un po' aiutato a capire quello che davvero in realtà dovrebbe essere la vita, che è tutto oltre il cibo. Il cibo non dovrebbe essere il motivo per cui vi svegliate, vivete e andate a letto, ma quello che gira intorno a voi e alla vostra vita e ai vostri interessi. Io sento che in questi anni, con la paura di tornare indietro, sono andata oltre. Mangiare contro il proprio senso di fame, mangiare perché si deve, è un comportamento che lascio a chi è in rialimentazione perché deve mangiare, perché tornare indietro o cercare di ascoltare il proprio corpo, uno, non lo fate, perché in anoressia o in un disturbo alimentare si perde assolutamente il senso della fame, non si sa nemmeno più cosa sia, e due, si rischia soltanto di tornare indietro, e questo indietro è malattia, è ospedale. Mentre quando si è superato questo problema, quando si è sani, quando si ha un corpo sano, il problema di mangiare controvoglia può portare ancora oltre e portare a problemi di sovralimentazione e anche raggiungere l'obesità. Io ho visto tantissimi, e questo ve lo dico col cuore in mano, tantissime persone, tantissime foto di persone che da anoressiche sono diventate obese e adesso continuano ad andare avanti e indietro. Perché? Perché partono dall'anoressia dicendo devo mangiare perché devo recuperare peso, vanno oltre, non si fermano perché continuano con questo schema del devo mangiare perché se no, e arrivano a essere obese. E cioè no, l'equilibrio non è dato dal mangio tot, ma mangio perché è il mio stomaco che mi chiede di mangiare, non mangio o mangio meno, non so quanto mangio perché è il mio corpo che mi dice non ho fame, grazie. Spero davvero di essere stata compresa in questo video. So che ci sono tante incomprensioni, tante persone che mi diranno di malata, tante persone che mi diranno guarda te l'avevo detto che avevi ancora degli schemi. Va bene, le critiche sono ben accette,
io intanto vado avanti per la mia strada. Ho imparato, o sto imparando ad avere fame. Per me non c'è niente di più importante e di più appagante. Ci vediamo al prossimo video.